Profitterà dei saldi, sì. Perché? Perché tanto possiamo muoverci poco, eventi particolari non ce ne sono. Che ce ne facciamo? Ancora pochi giorni e partiranno i saldi, quest'anno però con aspettative più che mai contenute. Cosa mi devo aspettare? Che c'è, se mi entra qualcuno dopo il 31 gennaio che gli devo dare dei soldi perché mi porti via la roba? Io non credo ci sia altro, ci credo che la situazione non è delle migliori. Le vendite di fine stagione dell'inverno 2021 si aprono infatti ufficialmente sabato 30 gennaio, ma secondo uno studio di Confcommercio gli aretini che decideranno di acquistare a saldo spenderanno circa 115 euro, 5 in più della media nazionale, ma addirittura 45 in meno rispetto allo scorso anno. Come ho approfittato, Ha già approfittato quindi con le promozioni precedenti? Sì. Ma gli aretini spenderanno meno dell'anno precedente, una stima dice 45 euro. Anche perché senza poi fare niente, che voglio dire, che compri a fare? Più che evidenti i motivi di questo crollo, dalla pandemia alla mancanza di occasioni mondane, ma a pesare anche le varie vendite promozionali che si sono svolte da dicembre ad oggi. O promozionali, o fine serie, o tutto, i saldi sono già iniziati da tanto, poi vi basta girare per Arezzo e lo vedete. Io non credo che ci sia bisogno di aspettare la fine del mese e poi li hanno anticipati notevolmente anche su internet. Secondo la Confcommercio aretina, infine, parteciperanno ai saldi almeno 6 famiglie su 10, spendendo ciascuna circa 264 euro e mezzo per un totale di oltre 23,4 milioni di euro, ovvero oltre 9 milioni in meno rispetto allo scorso anno. Speriamo di riuscire a lavorare, che ci sia un pochino più di gente, speriamo, visto che siamo gialli e magari forse riusciremo un po' a... Per ora non è che c'è tanto movimento in giro, però vediamo se tra sabato e domenica qualcuno arriverà, insomma, speriamo che ci aiutino in questo periodo che è veramente, veramente faticoso.